Volete crediti per sniperare? Allora passate da ssgold.com e applicate lo sconto Il Cina in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Eccoci qui, finalmente tornati con il secondo episodio di Ulala è arrivato Cacà. Incominciamo subito dicendo che nello scorso episodio mi ero un attimo sbagliato, avevo detto oro non raro, mentre invece l'upgrade di 2+1, quindi partita vinta, era da bronzo non raro, quindi bronzo raro, argento non raro e argento raro. Perciò adesso dobbiamo scegliere un argento raro. Sono andato un po' a fare delle ricerche e nonostante ci servano magari dei terzini o dei difensori, in questo momento a mio parere è meglio prendere qualcosa di forte insieme a Kakà per cercare di fare più gol possibili, di portarci a casa più partite possibili e di upgradare piano piano anche tutti gli altri giocatori. Perciò la mia scelta è ricaduta su Gabriel Martinelli, che è l'ala sinistra, 68 di valutazione argento. Quindi abbiamo preso il nostro Martinelli, che non è per niente male per quanto riguarda velocità, fa intesa piena con Kakà. Quindi adesso abbiamo un 58 di intesa, abbiamo sempre il nostro portiere Rossi. Andiamo a fare queste partite, vediamo se Kakà riuscirà a clacciarci. Ok, andiamo a vedere subito la squadra dell'avversario. De Gea, Lindelof, Van Bissaka, Sanchez, Robertson, Sané, Sissoko, Pepe, Bruno Fernandes, Akinfeua e Rashford. Ok, quindi questa è la squadra che abbiamo contro. Bravissimi, vai, forza. Alcatani, parte, dentro per Escobar, Escobar che vede il lancio, può passarla a Kakà, Riccardo che... Mamma mia! Riccardo! Kakà! 1-0 subito! E si parte in vantaggio! Ah, vi ricordo anche ragazzi che secondo me, se dovesse esserci un rage quit, bisogna avere qualcosa in cambio. Questo qui sta cercando di fare le cose, le cacciarate! Mamma mia, ancora Kakà! Palo no! Prestate, prestate, prestate ragazzi. Vai Martinelli. Bello. Bravo Linsley. Però dobbiamo coprire gli spazi. Oddio, ha fatto una cacciarata. Ha fatto una cacciarata. Mamma mia, Riccardo. Kakà 2-0. Mamma mia. Rage quit raga. Mi sa che dobbiamo darci comunque un punto almeno di qualità, eh. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo un upgrade di qualità per il rage quit e un upgrade di +3 ad una carta che vogliamo noi. Quindi in teoria cosa succede adesso? Che io potrei tenermi l'upgrade di qualità per rage quit e il +3 up a una carta per quello specifico upgrade, oppure potrei mettere quel +3 andando avanti a Martinelli ad upgradarlo. William, Griezmann, Dembélé, Modric, Rakitic, Edes, Piqué, Sergi Roberto, Sergio Ramos. Calma, gestiamo la palla, andiamo tranquilli. Facciamo scattare Martinelli. Se magari passi il pallone bene, Linsley, e non fai cacciarate. Non... Mamma mia, che piedi storti. Non riuscivo neanche a selezionare il giocatore. Ah, signore. Martinelli, per favore. Vai, guardalo, guardalo, guardalo. È partito in velocità, Riccardo. Mamma mia, è passato! Ma cosa è successo? È passato! Ma che cos'è? Cos'è? No, ragazzi. Guardalo lì, che fefe! Mamma mia, per fortuna che l'ho capito! Era liberissimo lì in mezzo! Era liberissimo lì in mezzo! Bello, 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 bello! Andiamo, 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 non andiamo! Andiamo, non andiamo! Riccardo! E adesso è da solo Riccardo! Gesto di altruismo! Sergi Roberto è stato bravo qui. È stato bravo qui. Attenzione a Modric, eh. Mi ha baitato male. Mi ha baitato malissimo. Questo qui è Griezmann Foot Birthday. Ho già capito. Subito dentro. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Ancora in velocità. Ci pensa lui. Ci pensa Kakà.
Ma oh, ma passi la palla, cacà, mortacci tua. Siamo in crisi totale, in crisi esistenziale. Ma si può ripartire da Linsley, che passa la palla ancora a Burr, che la ripassa Riccardo. Riccardo cacà, dentro, coppia perfetta. Riccardo cacà, Martinelli. Non dentro, non dentro, non dentro. Dunley, Dunley, uomo partita Dunley. Porco Diaz! Oh, i due giocatori che ho preso per clacciare sta partita stanno sbagliando più dei bronzi. Dai, dai, svegliatevi in attacco. Escobar, oh, 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 piano, 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 con calma gestiamo sto pallone, con calma gestiamo sto pallone, forza, di là, bello, pallonetto, Riccardo, 1-0, cacà, vai così ragazzi, bellissimo, gran gol, gran gol, bello, bello, vai, adesso con calma gestiamo sto pallone. Grande, sempre Escobar. Gli assist di Escobar non si possono non elogiare. Questo qua, ma Alcatani, ti voglio bene Alcatani. Dentro ancora Riccardo. Mamma mia, elastico Riccardo, lo manda a vuoto per Gabriel Martinelli, che fa una finta di tiro. Se ne dribbla uno, ne dribbla un altro. Martinelli ancora, dentro Riccardo, cacà. Dobbiamo fare gol a cacà, mi dispiace, purtroppo è così. Vai ancora Escobar. Escobar è gasato. Ha preso gli steroidi, ha preso tutto, ha preso il doping. Ha preso il doping. Antu ancora dentro per cacà. Ma non è possibile! Ma quanta finalizzazione c'hai, cacà? Quanta finalizzazione c'hai? Conta come gol di cacà? Non credo. Ragazzi, questo ha perso la testa. Ancora dentro per Zouting. Zouting dentro per il nostro Abur. Abur per Alcatani. Alcatani Riccardo. Alcatani Riccardo. Che brutto questo, che brutto questo. No, che brutto questo. No, 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 no. Bravo, bravo Zouting. Non farlo passare. La grande muraglia cinese. Ancora Escobar, che è gasatissimo come un porco, come un ginger, come una gassosa. Passa la palla troppo velocemente e si riparte con Oblak. La partita al cardiopalmo. Cosa sta succedendo? No, non farti autogol. Non farti autogol. Catani dentro per Martinelli, vede lo scatto, Martinelli, beta 1, mamma mia, la finta, questa qui è bella, questa qui è bellissima, questa è stata una finta bestiale, mondiale, qui Oblak l'ha proprio clacciato, attenzione, non fatelo partire, brutto, 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 la vedo male, brutto, però ti ho capito, però sei passato lo stesso, però mortacci tua, Rossi, mamma mia, madonna Rossi, please help. Vai Martinelli. Vai. Bellissimi 1-2 questi. L'ho mandato a vuoto qui. Escobar. Escobar che lo manda al bar. Escobar ancora cacà. Rigore. Fallo. È tutto questo. Adesso Riccardo. Vai Riccardo. Vai Riccardo. È tutto tuo. Tutto tuo. Questa punizione è tutta tua. Questa punizione è tutta tua. È tutta tua questa punizione. Vai. Bello. Time finishing. Riccardo. Riccardo! Cacà! Altro che autogol! Mamma mia, che punizione! Che punizione! Ti ha insegnato Pirlo a tirarla così! Ti ha insegnato! Mamma mia! E adesso poi faremo il punto della situazione. Mi sa che si è fatto due autogol lui, eh? A me non ne frega un cazzo. Cioè, nel senso, se questo qui vuole fare il coglione perché non sa giocare, non mi interessa. Dobbiamo rannare sta c***o di serie. Dobbiamo pushare. Non me ne frega niente. Vale come rage quit, però con i punti che fa Riccardo. Cioè, attenzione, attenzione. No, 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 no. Bravo, bravo, bravi, bravi, bravi. Così vi voglio. Così vi voglio. Vai ancora dentro, dentro, per Abur, come stanno giocando ragazzi, Escobar, Escobar è il mio mito, Escobar è il campione del mondo e si merita il gol! Che la ripassa di là, vai che è ormai è andato, ormai che sto tipo è andato, Escobar, Escobar! Ma basta! Cerca di finire sta partita, dai, dai, un po' di orgoglio, cerca di finire sta partita, su. Dai, io non faccio gol qua, non faccio gol, vai. Riparto da dietro e ricominciamo, dai, vai. Bello. E adesso Escobar.
Ma perché? Ma sbaglia sempre Escobar. Sbaglia sempre, non ce la fa proprio. Non ce la fa proprio a fare gol. Non ce la fa Escobar. Porca. Attenzione, attenzione. Questa volta devo fare gol. Devo fare gol con Kakà. Devo fare gol con Kakà. Oh, no, 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 attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, questa volta è andato. Questa volta è andato, può fare gol. Può fare gol. Oddio mio, Rossi. Cos'è che è? È fallo per me. Cos'è che è? È fallo per me. Ultima azione, 82esimo. Vai. No, 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 tienilo, 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 tienilo. Bellissimo, bellissimo. Come l'ha tenuto lui, non l'ha tenuto nessuno. Come l'ha tenuto lui, non l'ha tenuto nessuno. Forza, dai Kakà, ti prego, ti prego. Vai, Escobar. Bello, pam. Vai, e adesso abbiamo un altro punto. Forza così. Forza così. Questa è resettata, raga. Questa non c'entra. I due gol che si è fatto in autogol non valgono. Conto quello che ho fatto, perché questo qui, se è scarso, non mi interessa. C'è la squadra con Griezmann Foot Birthday. C'è la squadra con tutti. Non me ne frega niente se lui non c'ha le mani. Vai a Burr. Vai a Burr, ti adoro. Vai, 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 ancora Martinelli, pushiamola. Brutto, brutto. Bellissimo intervento. Vai, ancora Martinelli, che entra dentro. Mamma mia, come li sfotte Martinelli, li sfotte Martinelli, li sfotte. Merita anche il gol lui. Merita anche il gol lui. Copriamolo. Copriamo, copriamo ragazzi, copriamo. Copriamo, interventi. Copriamo tutto, bravissimo. Copriamo, copriamo, forza. No, 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 Griezmann, no. Lo sapevo, volevi, Poi, a parte che tiri di destro con Griezmann, che non va bene. A meno che non è un 5 stelle. Il footboard mi sa che 5 stelle è piede debole, Che difesa, comunque. Guardate che ci ha provato, ragazzi, Non è che non ha fatto niente, questo qua. Ci ha provato di brutto. Solo che si è fatto quei due autogol. Abbiamo fatto 4 gol con Kakà e vittoria. Non mi interessa. Uomo partita. Uomo partita. 9.2 Escobar. Ha giocato da Dio. Reti 4. Le abbiamo fatte. Il suo, non so, lui aveva tutta sta squadra qua un po' strana. Con Rakitic, Guedes, Jordi Alba. Però per il resto aveva dei giocatori della Madonna. Assist. Escobar ha fatto 4 assist, Martinelli ha giocato bene, ma non ha cracciato come Escobar. Quindi, il che ci porta ad avere, ragazzi, 4 upgrade qualità carta, più un 3 più upgrade a una carta qualsiasi. Adesso, dette queste cose, voglio il top comment, voglio che sia una cosa sensata, magari utilizzare questi upgrade qualità in più giocatori di questa squadra, magari utilizzare tutti gli upgrade in un solo giocatore, che ne so, un difensore, anche perché qui abbiamo 4 TSTD, cioè che cosa ci fanno al posto dei difensori centrali i terzi? Potrebbe diventare bronzo raro, argento non raro, argento raro e oro non raro. Quindi potremmo fare una cosa del genere. Però da oro non raro potremmo scegliere uno che però ha un overall alto di oro non raro, e quindi poi upgradarlo con il più 3 ad una carta che abbiamo, upgradarlo a oro raro. Vi ricordo che io comunque devo seguire i top comment, non posso fare quello che volevo. Solo in questo episodio, ragazzi, c'era scritto di prendere Fred il top comment, però purtroppo, e upgradare lo storyline. A parte che non ho giocato abbastanza questo gioco per upgradare lo storyline, non ce la faccio, mancano 5 giorni e sono a livello basso, quindi non posso farlo. Ma in ogni caso non avrei potuto mettere Fred comunque, perché avevo sbagliato i calcoli ed era un argento raro da poter upgradare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al terzo episodio. Io credo che sia stata una grandissima puntata. Un saluto dal Cina e bella lì.